eri così religioso, tu che ti presentavi come ateo, avevi un tale bisogno di assoluto, tu che ci ossessionavi con la parola umanità. Solo finendo con la testa spaccata e il corpo straziato, potevi spegnere la tua angoscia e appagare la tua sete di libertà. E non è vero che odiavi la violenza. Con il cervello la detestavi, ma con l'anima la invocavi quale unico mezzo per compiacere e castigare il demonio che bruciava in te. E non è vero che odiavi il dolore. Ti serviva invece come un bisturi per estrarre l'angelo che era in te. Io me ne accorsi fin dal primo momento, quando ci incontrammo 10 anni fa a New York. E quel fatto mi impressionò più del tuo genio esaltante, della tua cultura irritante e della tua fantasia scatenata. Scappavi ogni notte nei quartieri dove neanche i poliziotti osano entrare armati. Non ti stancavi mai di sfidare la turpitudine, toccare l'orrendo, unirti a relitti maschili dei drogati, degli invertiti, degli ubriaconi. Sia che tu ti recassi nella Bowery o ad Harlem o al porto, eri sempre presente dove c'era il male e il pericolo. Arthur Rimbaud, in confronto, diventava un'educanda. Quante volte ho temuto di sentirmi dire che ti avevano trovato con la gola tagliata o una pallottola nel cuore. Una sera te lo confessai. Eravamo dinanzi al Lincoln Center e cercavi un taxi per recarti in un posto che non volevi ammettere. Per l'impazienza apparivi inquieto, tremavi, mormorai: ti farai tagliare la gola, Pierpaolo. E tu mi fissasti con gli occhi lucidi e tristi. Erano sempre tristi i tuoi occhi, anche quando ridevi. E poi rispondesti ironico: sì? Ricordi, vero, quei giorni a New York? Quante volte tentai di portarti all'ultimo piano dell'Empire State Building. Ti promettevo, è come salire sulla vetta di un monte, il vento è pulito lassù. Mi opponevi sempre qualche scusa. A te non interessava il vento pulito. Interessava la laidezza della 42esima strada, con le sue luci rosse da inferno e i negozi che vendono pornografia. Ieri, nella 42esima, ho visto un uomo che stava morendo. In mano aveva un pacchetto, l'ha fissato e poi l'ha scaraventato per terra con una collera tale che il pacchetto si è rotto. Dopo l'uomo si è appoggiato al muro e scivolato piano per terra ed è rimasto lì a morire, senza che nessuno si fermasse a guardarlo, a aiutarlo, nemmeno io. Ma è male questo? È mancanza di pietà? Forse è una forma superiore di pietà. Capisci? Lasciare gli altri morire. Diventammo subito amici, noi amici impossibili. Cioè, io donna normale e tu uomo anormale, almeno per i canoni ipocriti della cosiddetta società. Io innamorata della vita e tu innamorato della morte. Io così dura e tu così dolce. Era una dolcezza femminea in te, una gentilezza femminea. Anche la tua voce del resto aveva un che di femmineo, e ciò era strano perché i tuoi lineamenti erano i lineamenti di un uomo, secchi, feroci. Sì, esisteva una nascosta ferocia sui tuoi zigomi forti, sul tuo naso da pugile, sulle tue labbra sottili, una crudeltà clandestina. Ed essa si trasmetteva al tuo corpo piccolo e magro, alla tua andatura maschia, scattante, da belva che salta addosso in morte. Quando parlavi, o sorridevi, o muovevi le mani, diventavi gentile come una donna, soave come una donna. E io mi sentivo quasi imbarazzata a provare quel misterioso trasporto per te. Pensavo, in fondo,
È lo stesso che sentirsi attratti da una donna. Da una settimana ti affannavi a spiegarmi che il vero momento rivoluzionario non era né in Cina né in Russia, ma in America. Vai a Mosca, vai a Praga, vai a Budapest e avverti che lì la rivoluzione è fallita. Il socialismo ha messo al potere una classe di dirigenti e l'operaio non è padrone del proprio destino. Vai in Francia, in Italia e ti accorgi che il comunista europeo è un uomo vuoto. Vieni in America e scopri la sinistra più bella che un marxista come me possa scoprire. I rivoluzionari di qui fanno venire in mente i primi cristiani. Vedi in essi la stessa assolutezza di Cristo. Mi è venuta un'idea: trasferire in America il mio film su San Paolo. Della cultura americana assolvevi quasi tutto. Ma quanto soffristi la sera in cui due studentesse americane ti chiesero chi fosse il tuo poeta preferito. Tu rispondesti naturalmente a Rimbaud. E le due ignoravano chi fosse Rimbaud. Per questo lasciasti New York così insoddisfatto? Io direi di no. Direi che lasciasti New York deluso, perché non c'eri morto. Perché ti eri affacciato sulla voragine e non vi eri caduto. Le notti trascorse in cerca del suicidio t'avevano reso soltanto le guance più scarne, lo sguardo più febbricitante. Mi sento, dicesti, come un bambino cui è stata offerta una torta e poi gliel'hanno sottratta mentre stava per addentarla. Sì. Avresti dovuto bere mille altre amarezze prima di trovare qualcuno che ti facesse il dono di ucciderti, regalarti una morte coerente dopo una vita coerente. Dicono che tu fossi capace di essere allegro, chiassoso e che per questo ti piacesse la compagnia della gioventù. Giocare a calcio, per esempio, con i ragazzi delle borgate. Ma io non ti ho mai visto così. La malinconia te la portavi addosso come un profumo e la tragedia era l'unica situazione umana che tu capissi veramente. Se una persona non era infelice, non ti interessava. Ricordo con quale affetto un giorno ti chinasti su di me e mi stringesti un polso e mormorasti: anche tu, quanto a disperazione, non scherzi. Nessun prete mi ha mai parlato come te di Gesù Cristo e di San Francesco. Una volta mi hai parlato anche di Sant'Agostino, del peccato e della salvezza come la vedeva Sant'Agostino. È stato quando mi hai recitato a memoria il paragrafo in cui Sant'Agostino racconta di sua madre che si ubriaca. Ho compreso in quell'occasione che cercavi il peccato per cercare la salvezza. Certo che la salvezza può venire solo dal peccato, e tanto più profondo il peccato, tanto più liberatrice è la salvezza. Però ciò che mi dicesti su Gesù e su San Francesco mi è rimasto come una cicatrice, perché era un inno all'amore cantato da un uomo che non crede alla vita. Non a caso l'ho usato nel libro che non hai voluto leggere. L'ho messo in bocca al bambino quando interviene al processo contro sua mamma. Non è vero che non credi all'amore, mamma. Ci credi tanto da straziarti, perché ne vedi così poco e perché quello che vedi non è mai perfetto. Tu sei fatta d'amore. Ma è sufficiente credere all'amore se non si crede alla vita. Anche tu
Eri fatto d'amore. La tua virtù più spontanea era la generosità. Non sapevi mai dire no. Regalavi a piene mani a chiunque chiedesse, sia che si trattasse di soldi, sia che si trattasse di lavoro, sia che si trattasse di amicizia. Ad Aleppo Spanaguris, per esempio, regalasti la prefazione ai suoi due libri di poesie e verso per verso, con il testo greco accanto, volesti controllare persino se fossero tradotte bene. Ci ritrovammo per questo, rammenti? Riprendemmo a vederci quando lui fu scarcerato e venne in esilio in Italia. Andavamo spesso a cena, tutti e tre, e mangiare con te era sempre una festa, perché a mangiare con te non ci si annoiava mai. Una sera, in quel ristorante che ti piaceva per le mozzarelle, venne anche Ninetto. Ti chiamava babbo. E tu lo trattavi proprio come un babbo tratta suo figlio, partorito dal suo ventre e non dal suo seme. Lasciarti. Dopo cena, invece, era uno strazio. Perché sapevamo dove andavi ogni volta. E ogni volta era come vederti andare ad un appuntamento con la morte. Ogni volta avrei voluto agguantarti per il giubbotto, dirti ciò che ti avevo detto a New York, ti farai tagliare la gola, Pierpaolo. Avrei voluto gridarti che non ne avevi il diritto, perché la tua vita non apparteneva a te e basta, alla tua sete di salvezza e basta. Noi. E noi ne avevamo bisogno. Non esisteva nessuno in Italia capace di svelare la verità come la svelavi tu, capace di farci pensare come ci facevi pensare tu, di educarci alla coscienza civile come ci educavi tu. E ti odiavo quando ti allontanavi su quell'automobile con cui tre teppisti t'avrebbero schiacciato il cuore. Ti maledicevo. Ma poi l'odio si trasformava in un'ammirazione pazza. Ed esclamavo, che uomo coraggioso. Non parlo del tuo coraggio morale ora, cioè di quello che ti faceva scrivere in cambio di contumelie, incomprensioni, offese, vendette. Parlo del tuo coraggio fisico. Bisogna avere un gran fegato per frequentare la melma che frequentavi tu di notte. Il fegato dei cristiani, che insultati e sbeffeggiati entrano nel Colosseo per farsi sbranare dai leoni. 24 ore prima che ti sbranassero, veni a Roma con Panagoulis. Ci venni, decisa a vederti, risponderti a voce su ciò che mi avevi scritto. Era un venerdì e Panagoulis ti telefonò a casa, ma alla terza cifra si inseriva una voce che scandiva: attenzione, a causa del sabotaggio avvenuto nei giorni scorsi alla centrale dell'Euro, i servizi dei numeri che incominciano con il 59 è temporaneamente sospeso. L'indomani accade lo stesso. Ci dispiacque, perché credevamo di venire a cena con te sabato sera, ma ci consolammo pensando che saremmo riusciti a vederti domenica mattina. Per domenica mattina avevamo dato appuntamento a Giancarlo Paietta e Miriam Mafai a Piazza Navona. Prendiamo un aperitivo e poi andiamo a pranzo. Così verso le 10 ti telefonammo di nuovo, ma di nuovo si inserì quella voce che scandiva: attenzione, a causa del sabotaggio il numero non funziona. E a pranzo andammo senza di te. Era una bella giornata. Una giornata piena di sole. Seduti a bar Trescalini ci mettemmo a parlare di Francisco Franco, il dittatore spagnolo che non muore mai. E io pensavo, mi sarebbe piaciuto sentire Pierpaolo parlare di Franco che non muore mai.
Poi si avvicinò un ragazzo che vendeva l'unità e disse a Paietta: "Hanno ammazzato Pasolini!" Lo disse sorridendo, quasi annunciasse la sconfitta di una squadra di calcio. Paietta non capì o non volle capire. Alzò una fronte aggrottata e brontolò: "Chi? Hanno ammazzato chi?" "È Pasolini!" E io assurdamente: "Pasolini chi?" "Ma come chi? Come Pasolini chi? Ma Pasolini Pierpaolo!" E Panagulis disse: "Non è vero, e Miriam, è uno scherzo." Però allo stesso tempo si alzò e corse a telefonare per chiedere se fosse uno scherzo. Tornò quasi subito, con il viso pallido. "È vero, l'hanno ammazzato davvero." In mezzo alla piazza, un giullare coi pantaloni verdi suonava un piffero lungo. Suonando, ballava, alzando in modo grottesco le gambe fasciate dai pantaloni verdi, e la gente rideva. "L'hanno ammazzato ad Ostia, stanotte," ribadì Miriam. Qualcuno rise più forte, perché il giullare ora agitava il piffero e cantava una canzone assurda. Cantava: "L'amore è morto, virgola, l'amore è morto, punto, così io ti piango, virgola, così io ti piango." Non andammo. Paietta e la Mafai si allontanarono con la testa china. Io e Panagulis ci incamminammo, senza sapere dove, in una strada deserta. C'era un bar deserto, con la televisione accesa. Entrammo, seguiti da un ragazzo che, trafelato, disse: "Ma è vero, e la signora del bar, ma è vero che cosa? Pasolini, Pasolini ammazzato! Oh Gesù Maria, Pasolini ammazzato! Eh beh, sarà una cosa politica." Poi sulla televisione apparve Giuseppe Vannucchi e diede la notizia ufficiale. Apparvero anche i due popolani che avevano trovato il tuo corpo. Dissero che da lontano non sembravi nemmeno un corpo, sembravi immondizia. E solo quando si avvicinarono capirono che non eri immondizia, eri un uomo. "Mi maltratterai ancora se dico che non eri un uomo, eri luce, e una luce si è spenta." Penserà il vento a levigarli per addolcirne gli angoli pungenti. Penserà il sole a renderli cocenti, arroventati con il suo pensiero. Cadrà la pioggia e li farà lucenti come la luce delle sue parole.
sarà la spalliera a darci ancora la forza, la speranza e la fede.